Buongiorno, ben ritrovati. Allora, oggi è una giornata importante, sapete che si ritorna tutti in classe, è passato molto tempo, ci sono stati due lockdown, c'è stata la DAD, ci sono stati tantissimi ragazzi in sofferenza perché la scuola è stata chiusa. Oggi, come dice Ferruccio De Bortoli sul Corriere della Sera, siamo tutti in classe, un giorno importante, sicuramente un giorno di gioia, di speranza, ma anche di difficoltà, perché sapete che c'è il Green Pass e quindi anche nella scuola si dovrà accedere con il Green Pass e anche i genitori dovranno farlo se vorranno entrare all'interno dell'edificio scolastico. Per questo intanto do il buongiorno a Fabio Rampelli, che ci ha già raggiunto, di Fratelli d'Italia, e velocemente buongiorno. Saluto anche gli ospiti che sono già in collegamento, il professor Marco Revelli, politologo, buongiorno professore, buongiorno a Raffaella Paita per Italia Viva e buongiorno alla direttrice della Nazione Agnese Pini. Buongiorno. Però appunto, siccome sono le 8:01, andiamo subito da Giovanni Marinetti, che è in giro per Roma, naturalmente vedo fuori da un istituto scolastico. Esatto, buongiorno Gaia, bentornata. Siamo davanti a una scuola media qui a Roma, sono due plessi, accanto poi c'è invece un liceo e oggi ritornano in classe 4 milioni di studenti, saranno 8 milioni il 20 settembre quando si chiuderanno, quando si aggiungeranno anche Calabria e Puglia. Dicevo, giravamo per Roma e abbiamo incontrato questi genitori che stanno facendo una piccola protesta perché uno dei problemi che rimane dall'anno scorso e quest'anno diventerà ancora più urgente è quello del sovraffollamento delle classi, perché le regole indicate dal Ministero in molti casi non possono essere rispettate. Voi protestate perché ci sono stati accorpamenti di classi, giusto? Praticamente circa due settimane fa ci hanno comunicato che due classi dovevano essere soppresse, quindi da sei sezioni dell'anno scorso ci siamo ritrovati a due settimane dall'inizio della scuola con quattro sezioni, quindi i nostri ragazzi quest'anno saranno in classe in 27, quando la pandemia non è assolutamente finita. Sì, confermo tutto, non c'è stato assolutamente il tempo di organizzarci, l'abbiamo saputo, in realtà c'erano state delle voci a giugno, sono state recisamente smentite dalla scuola, salvo ritrovarci poi il 31 agosto con questa comunicazione, senza il tempo minimo neanche per coordinarci fra genitori. Tenete conto che siccome molto probabilmente non ci sarà il metro di distanza, per quanto ne sappiamo noi, le aule non sono enormi, è probabile che questi ragazzi dovranno stare dalle 8 alle 14 con la mascherina, spesso le finestre aperte, senza alzarsi dal banco e in reazione al banco. Cioè, in passato forse li avremmo denunciati per maltrattamenti. Però negli ultimi due anni si è fatta la DAD, quindi comunque presenza, una soluzione forse per venirsi incontro. Ma il modo per non fare la DAD è ridurre l'affollamento, perché se l'affollamento è eccessivo la DAD diventa estremamente probabile, a mio modo di vedere. Cioè, di Covid dice ne. Non è finito come qualcuno si è permesso di dire in passato. Invece una domanda sulle nuove regole. L'anno scorso diciamo che i grandi protagonisti sono stati i banchi a rotelle. Quest'anno l'introduzione del Green Pass e nuove regole anche sui tamponi, che verrà fatto uno screening a campione che riguarderà solo nel Lazio, leggevo stamattina, 30.000 test al mese. Anche su questo avete avuto delle indicazioni in caso di un positivo in classe? Noi non abbiamo avuto indicazioni, abbiamo chiesto alla preside giustamente in sede di confronto per questo discorso di ridurre quindi le classi che c'erano state concesse per l'emergenza Covid, abbiamo chiesto proprio perché sarà molto probabile che quest'anno i casi Covid aumenteranno, perché i ragazzi sono in classi veramente strette e sono tanti, se questa famosa DAD che quest'anno si vuole scongiurare
come ci comporteremo, perché sicuramente succederà. E loro hanno detto che questo caso sarà prevista. Quindi abbiamo scongiurato la DAD o la stiamo incentivando? In questo caso... Giovanni posso chiedere una cosa? Sì. La signora ha appena detto... quest'anno i casi aumenteranno perché i ragazzi sono tanti e sono tutti in classe insieme. Posso chiedere se i signori che sono lì hanno vaccinato i propri figli? Ok, no, Gaia mi chiedeva se voi avete vaccinato i vostri figli, visto che quest'anno c'è l'obbligo per il personale scolastico. Non tutti i ragazzi hanno compiuto i 12 anni, poi chi ha avuto magari il Covid, chi deve ancora farlo, insomma non penso che tutte le classi siano state vaccinate. Mia figlia sarà prossima al vaccino ma ancora non è stata vaccinata. In seconda molti non hanno compiuto 12 anni ancora. Ok, ok. È una questione d'età fondamentalmente, vedremo poi dopo. Se invece i ragazzi del liceo hanno, insomma, certo. Se le classi sono vaccinate. Certo. L'ultima cosa che ti volevo dire è l'ingresso, proveremo a inquadrarlo, ma ci sono un sacco di ragazzini. L'ingresso è stato ovviamente scaglionato e oggi, visto che c'è l'obbligo di Green Pass anche per i genitori che accompagnano, si è scelto di mettere il personale della scuola all'ingresso e di non far entrare i genitori. Sarà il personale della scuola che accompagnerà anche gli alunni del primo anno all'interno della scuola. Va bene Giovanni, vediamo dopo più avanti dove sarà, insomma. Che poi alla fine noi quando andavamo a scuola a Rampelli non è che proprio i nostri genitori ci accompagnavano fino a dentro l'aula, no? Era un po' più semplice da questo punto di vista. Voglio cominciare con la direttrice Pini, che tra l'altro oggi sulla Nazione fa un titolo, diciamo, azzeccato per l'occasione. I problemi ci sono, no? Insomma, si torna tutti a scuola, questo è molto importante, bisogna ripeterlo perché i ragazzi hanno sofferto tantissimo della mancanza di scuola con tutto quello che rappresenta, che non è solamente la lezione della materia, ma è proprio una forma di socializzazione importantissima e di comunità importante, e con dei problemi, questo era inevitabile però. La premessa che fai è sacrosanta e doverosa, perché è un successo il fatto che i ragazzi tornino in presenza. L'anno scorso abbiamo raccontato, abbiamo detto tante volte quanto gravi siano stati gli effetti della DAD sia sul piano del rendimento, della didattica, soprattutto sul piano psicologico. Di nuovo abbiamo purtroppo testimoniato e raccontato quanto abbiano sofferto i più giovani, i ragazzini, gli adolescenti e anche i piccoli. Ci sono dei problemi oggettivi nel servizio che avete fatto vedere poco fa, tra l'altro sono stati raccontati direi anche molto bene, no? E in modo molto accurato inevitabilmente dai genitori che avete intervistato. Riparto dal tema delle classi pollaio, un termine brutto per parlare del sovraffollamento nelle aule scolastiche, che però rende bene l'idea di quello che accadeva anche prima del Covid. Certo. Il tema del sovraffollamento delle classi non ha a che fare soltanto con una questione sanitaria, ha anche a che fare con una questione didattica e con la conseguenza di strutture scolastiche che da molto tempo, da decenni, non sono più adeguate in qualsiasi livello di istruzione, dalle elementari alle superiori, temi su cui i vari governi, e qui quindi hanno da poco senso incolpare precisamente un partito piuttosto che un altro, un governo piuttosto che un altro, perché è veramente un problema decennale che non si è stato in grado di risolvere, a cui non siamo stati in grado di porre alcun rimedio. I risultati adesso presentano in maniera molto più aggravata dal fatto che stiamo a combattere una pandemia, quindi inevitabilmente suona contraddittorio nel momento in cui noi chiediamo distanziamenti, attenzione, Green Pass e controlli, poi riunire 28-30 ragazzi addirittura in alcuni casi in aule che spesso non sono appunto adeguate. L'altro problema, ed è la preoccupazione che riguarda in questo caso soprattutto i presidi, l'Associazione Nazionale Presidi più volte negli ultimi giorni ha sollevato il tema e la questione anche col Ministro Bianchi, riguarda proprio la gestione dei controlli all'interno delle strutture, sia per quel che riguarda il controllo del personale scolastico, professori e ATA sul rispetto del Green Pass, sia poi se verrà esteso
l'obbligo di Green Pass anche agli over 12 e ai genitori appunto che devono accompagnare all'interno delle strutture scolastiche i propri figli, e le complicazioni aumenteranno ancora inevitabilmente. Su questo fammi soltanto dire una cosa che è importante ricordare sul fronte del Green Pass per personale scolastico, che le percentuali comunque sono decisamente molto 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 alte in Italia. La campagna vaccinale ha funzionato e anche la sollecitazione, diciamo così, conseguente all'imposizione del Green Pass ha fatto il suo, perché siamo oltre il 93% del personale vaccinato, in 5 regioni addirittura siamo arrivati al 100%, quindi davvero sono numeri che ci tranquillizzano molto, anche rispetto poi alla gestione burocratica dei controlli rispetto al Green Pass. È inevitabile che ci saranno problemi e rallentamenti. Mi sento però di dire che nel complesso l'immagine di un paese che insomma torna compattamente a scuola in presenza è sicuramente positiva e va riconosciuta, va sottolineata. Professore Velli, ma a proposito di Green Pass e di questi ragazzi che oggi tornano tutti a scuola, si dibatte molto naturalmente sull'utilizzo del Green Pass, se estenderlo ancora di più, come invece si farà nelle prossime settimane, a quanto pare verrà esteso a uffici pubblici, bar, sport, insomma, e anche altre categorie. Quelli che hanno fatto meno storie, paradossalmente, per la storia del Green Pass sono proprio i più giovani, no? Un pochino più di resistenze le fanno gli adulti, che la vedono in qualche caso, lo vedono come una privazione della libertà o un oggetto di diseguaglianza. Sì, è vero, lo zoccolo duro, i coriacei, i testardi sono gli over 50, e può apparire strano perché dovrebbero essere quelli più consapevoli dei propri doveri e anche dei rischi che si corrono. Evidentemente c'è una generazione relativamente anziana che ha perduto fiducia nei poteri, ha perduto fiducia nei governanti, ha perduto fiducia nella politica, ha perduto fiducia nel sistema dell'informazione, ha perduto fiducia persino nella scienza. In parte anche con delle buone ragioni nella perdita di fiducia, perché negli ultimi decenni nessuno di questi tre settori ha brillato per responsabilità, sincerità soprattutto. Sono state raccontate un sacco di balle. Il denaro è entrato in molte sfere, è entrato nella sfera della politica, è entrato persino nella sfera della scienza. Molti scienziati lavorano per industrie private. Detto questo, sbagliano obiettivo, perché il vaccino e il Green Pass sono tra le misure adeguate alla situazione, a una situazione gravissima, perché la pandemia continua a picchiare, perché si muore, perché si affollano i reparti ospedalieri e così via. Io sono assolutamente favorevole al Green Pass, così come mi resta difficile comprendere i cavilli e le argomentazioni di coloro che alzano il dito e dicono io non ci sto. Sono favorevolissimo per i settori nei quali si ha contatto con il pubblico, la scuola sicuramente. Non riesco a comprendere come un insegnante e quindi una persona colta possa rifiutare il vaccino e anche lo strumento di controllo di questo. Sono favorevole naturalmente per la sanità, sono favorevole per tutto quel settore pubblico che ha contatto con la gente. Dopodiché hanno perfettamente ragione quei genitori che abbiamo appena visto a protestare per le classi sovraffollate. Sacrosanto, c'erano 2 anni di tempo per affrontare questo problema e non è stato affrontato, ma soprattutto non è stato risolto. Ecco, non capisco perché le proteste non si concentrano su questi aspetti fondamentali e invece
si fanno i cortei contro il Green Pass. Sinceramente mi è difficile da capire. Ecco, Rampelli, voi siete contrari al Green Pass? Ma guardi, qui il tema ce lo stavano poco fa indicando i genitori che stanno davanti a una delle scuole di Roma, perché è veramente agghiacciante, perché il Green Pass che cos'è? È l'ultima spiaggia, il tentativo disperato, visto che non ha funzionato il meccanismo della persuasione e visto che non si vuole arrivare all'obbligo vaccinale per una serie di motivi che sarebbe lungo qui esplorare. Visti i numeri direi che ha funzionato, perché abbiamo un'ottima quota di vaccinati, poi come dice anche oggi l'immunologo Lefo, che con chi esita non serve l'obbligo ma la persuasione, la normalità è vicina. Insomma, c'è una piccola quota che si può ancora convincere. Sì, una piccola quota. Lei mi insegna che il vaccino è efficace quando si raggiunge la cosiddetta immunità. Poi può essere chiamata, forse a questo punto, impropriamente immunità di gregge, o meglio immunità sociale, ma comunque bisogna arrivare all'immunità, altrimenti il vaccino è inefficace. Il vaccino non è una misura individuale. Il vaccino è una misura collettiva, comunitaria. Quindi comunque a quel numero occorre arrivare, non ci siamo ancora arrivati. Poi c'è Figliuolo che fa delle previsioni e dice che ci arriveremo entro la fine del mese di settembre. Ci auguriamo che sia così. Probabilmente punta molto sul fatto che il Green Pass faccia il suo, dal punto di vista della coercizione indotta, insomma. Non è un obbligo, ma è praticamente qualcosa che gli assomiglia, ha un forte potere di condizionamento. Quindi noi siamo perplessi per questo, perché se la società, lo Stato, il governo, il circuito mediatico non sono riusciti comunque a tenere sotto controllo in questi due anni la pandemia e i suoi effetti collaterali, anche gli effetti economici, sociali che ha generato, significa che c'è comunque una responsabilità e noi non possiamo non denunciarla, perché arrivare oggi con le classi pollaio a due anni dalla deflagrazione del coronavirus è semplicemente ridicolo. E è ancora più ridicolo se pensiamo che il primo provvedimento che è stato messo in campo sono stati i famosi banchi a rotelle. Non si parla di sanificazione, non si parla di dispersione dell'assembramento e quindi della diradazione degli studenti in più classi, non si parla ancora della collaborazione da scuola statale e scuola pubblica paritaria, proprio per fare un sistema integrato di collaborazione, di solidarietà e appunto disperdere il più possibile in spazi più ampi, in più classi. Non si parla, non si è parlato, anzi, perché adesso l'anno scolastico inizia, approfitto per fare comunque gli auguri a tutti i ragazzi, a tutti i docenti, alla comunità educante in quanto tale, perché finalmente comunque si può aspirare almeno alla normalità, speriamo di riuscire a custodirla e a conservarla nelle settimane successive. Quindi c'è una delusione per la incapacità organizzativa del sistema, che poi alla fine, dovendo comunque fare di tutto per arrivare a quella soglia, a quel numero, introduce strumenti di obbligatorietà surrettizia che ci lasciano perplessi in quanto tali. Io non ho capito perché, mi scusi, però anche se è uno strumento, appunto, come lei lo chiama, di obbligatorietà surrettizia, sicuramente è uno strumento che dice: vabbè, io per andare al cinema, andare qui, andare lì, devo avere questo Green Pass, quindi mi devo vaccinare, no? In questo senso. Però perché essere contrari a questo? Ma l'ho appena detto, perché intanto dimostra il fallimento delle capacità persuasive del sistema. E quali capacità persuasive dovrebbe utilizzare il sistema? Guardi, poco fa Revelli ci diceva... Lei è vaccinato, immagino, no? Io sono vaccinato, ho il Green Pass, appunto. La mia famiglia altrettanto, quindi esatto. Sono stato uno dei primi ad accorrere quando è stato possibile, okay. Mi sono messo ovviamente in fila. Le ricordo, anzi, al riguardo, che quasi si aveva paura di anticipare, almeno alcune categorie sociali, la vaccinazione, perché c'era il rischio di aprire dei raccomandati. Adesso siamo praticamente all'opposto, nel senso che si è cercato, almeno in una fase storica, fino al Green Pass, di sfuggire alla vaccinazione. Quindi comunque il sistema non si è ben presentato. Quindi lei è arrivato al vaccino per convinzione, no? Lei si è vaccinato per convinzione e quindi ha ottenuto il Green Pass, giusto? Questo è il meccanismo. Sì, certo. Per convinzione, più che per convinzione individuale, per la
capacità di, almeno per quello che mi riguarda, insomma, ognuno ha la propria sensibilità, certo, di comprendere che la società aveva bisogno comunque di questa norma e di questo strumento per riconquistare la normalità. E non si può applicare lo stesso discorso per il Green Pass proprio perché siamo in un momento decisivo? Faccio una domanda, è una domanda, mi pongo... Le ho risposto, è comunque una sconfitta rispetto alla capacità della democrazia di persuadere. Questo è il gioco. Un po' politichese, no? Però, via. No, non è politichese, mi scusi. Un pochino politichese. Porti pazienza. No, fino adesso, io perché mi sembrava una contraddizione, adesso, cioè, proprio perché lei ha fatto quel tipo di ragionamento, allora uno continua in quella direzione. La comunità scientifica ha parlato mille lingue, è stata una babele. E un quindi altro ha stordito i cittadini. Però sa, lei ha parlato di responsabilità di tante categorie, della comunità scientifica, dei giornalisti, dei media, non ha citato la politica. La politica ha avuto e ha un'enorme responsabilità in questa situazione di emergenza sanitaria. Proprio per questo, singolarmente, chiedevo a lei, che ha fatto un certo tipo di ragionamento, come mai non era possibile applicarlo anche, diciamo così, sul Green Pass. Però naturalmente rispetto tutte le opinioni. Guardi, la politica io l'ho citata per prima, perché io sono partito dalla scuola. Chi è che ha il compito di fare le sanificazioni, di fare il distanziamento, allora andiamo, di fare gli accordi con la scuola paritaria, eccetera? La politica, andiamo, la politica è stata fallimentare. Il trasporto pubblico collettivo ancora dopo. Questo è un altro capitolo, perché lì tra l'altro il Green Quindi Pass. Quindi la politica è assolutamente al primo posto in classifica, è il governo più che la politica. Perché in due anni non si è pensato a rimettere appunto in condizioni la scuola, che poi parliamoci chiaro, questo è un discorso della scuola che va avanti da anni, non da quando siamo in pandemia, con le classi che non ci sono, gli edifici in un certo modo, insomma abbiamo passato un sacco di tempo a parlare di banchi a rotelle e poi oggi i genitori ancora dicono sì vabbè le aule sono rimaste quelle e tutto è rimasto così. Intanto se possibile vorrei dire una cosa, ovviamente risponderò anche a questo, e cioè che io la penso in termini molto differenti rispetto a Rampelli. Per me il Green Pass e le vaccinazioni sono la prima spiaggia, non l'ultima spiaggia. E se oggi noi possiamo finalmente rientrare a scuola con una relativa sicurezza, lo dobbiamo al fatto che c'è stato in questo paese una capacità di reazione sul tema delle vaccinazioni e anche un'adesione da parte dei cittadini che hanno fatto la loro parte, compresi i ragazzi, come ricordavate prima, che hanno dimostrato di avere tantissime risorse e anche di contrastare questo momento di difficoltà con grande coraggio e senso di responsabilità collettiva. E quindi oggi noi siamo in un quadro molto differente, gli esperti ci dicono che con il 90% dei vaccinati e il Green Pass noi potremmo ambire ad avere una situazione di sostanziale sicurezza. È chiaro che c'è ancora uno scoglio nelle ultime persone che hanno ancora espresso delle perplessità sulla vaccinazione e anche su quella quota di studenti, stiamo parlando appunto da 0 a 12 anni, che in questo momento non possono ancora vaccinarsi. Quindi dobbiamo lavorare, diciamo, per arrivare a sistema che sia complessivamente sicuro. Detto questo, non c'è dubbio che nella scuola italiana i problemi sono ancora moltissimi e quello delle strutture è il problema, diciamo, principale. Lo ricordavate anche voi prima, non posso unirmi al coro di dissenso nei confronti di chi per molto tempo ha portato avanti una discussione quasi surreale sul tema dei banchi a rotelle, non affrontando le questioni strutturali che sono, diciamo, quelle che riguardano la scuola innanzitutto. La parte, diciamo, degli edifici, noi abbiamo ancora scuole vecchie, scuole che hanno bisogno di essere rinnovate, e poi c'è un problema anche di ricambio generazionale nelle assunzioni che sono state ieri, devo dire, dal ministro Bianchi proprio in un'intervista ricordate, sono previste circa 20.000 assunzioni e anche, diciamo, molte assunzioni quasi equivalenti nella parte amministrativa. C'è un lavoro ancora grande da fare, è inutile negarlo. Io, vivo come tutti voi nella condizione di situazioni scolastiche anche nelle nostre città del tutto insoddisfacenti. Bisogna mettere più risorse, metterle da bilancio dello Stato, ma anche, diciamo, col PNRR, peraltro sono previste, e anche ammettere che il lavoro portato avanti fino ad oggi, lo ricordava la direttrice Pini precedentemente, con una certa trasversalità di responsabilità tra le varie forze politiche che si sono avvicendate,
è stato un lavoro insufficiente. Quindi adesso che abbiamo risorse preziose sul PNRR e abbiamo un governo che è capace di riportare il nostro paese alla crescita, perché ricordo, diciamo, che avere la possibilità di utilizzare risorse del bilancio dello Stato anche a questo scopo è fondamentale, è un governo che produce crescita, è un governo che può anche ridistribuire risorse nel campo sociale. Credo che siano le precondizioni per fare meglio rispetto a quello però che si è fatto finora. Sarebbe stato bello vedere finalmente utilizzata un'estate questa della chiusura per riaprire e vedere delle cose concrete fatte. Andiamo in pubblicità, poi torniamo subito. Il vaccino è libertà. Il vaccino è libertà. Perché questa parola, libertà, che è stata usata a sproposito tante, troppe volte, il vaccino è libertà di andare a scuola, il vaccino è libertà di lavorare, di guadagnare, il vaccino è libertà di incontrare gli altri, il vaccino è libertà di viaggiare, il vaccino è libertà di divertirsi, il vaccino è libertà di fare sport, il vaccino è libertà di godersi spettacoli, di godere la ripresa delle attività culturali. Fatemi salutare il nostro Ministro della Cultura, Dario Franceschini, che è qui con noi oggi. Chi non si vuole vaccinare è contro l'altrui libertà e non può essere premiato. E chi è ambiguo su Green Pass e vaccinazioni è contro la salute degli italiani. E chi è ambiguo contro i Green Pass e le vaccinazioni è contro le imprese, contro i lavoratori, è contro gli imprenditori e contro i lavoratori. È inutile che chi è ambiguo su vaccini e Green Pass poi vada a sfilare davanti alle associazioni di impresa a promettere chissà che cosa. La cosa più importante è questa. E allora noi, con orgoglio, siamo il partito dei lavoratori e degli imprenditori, perché noi siamo sempre stati coerenti sulla cosa più importante di oggi, cioè il vaccino è libertà, è il vaccino che è libertà. Non è d'accordo su questo Rampelli, sul vaccino che è libertà e tutte le cose o gran parte delle cose che ha elencato Enrico Letta? Guardi, intanto vorrei ricordare, perché insomma, visto che Letta ci ha parlato di coerenza, che i primi, diciamo così, scettici in ordine alle modalità con cui affrontare quella infezione che poi si è rivelata una pericolosa pandemia sono stati proprio quelli del PD. Vorrei ricordare a Nicola Zingaretti, che si è recato a Milano, ai Navigli, a fare l'aperitivo per lanciare il messaggio della normalità e che non bisognava assolutamente alzare la guardia, rinunciare ad alcune libertà sociali e via discorrendo. Quindi mi fa piacere poter constatare che la linea è cambiata verticalmente, ma comunque la linea originaria del Partito Democratico nei momenti peggiori e più delicati della pandemia l'ha data Zingaretti e andava in direzione opposta. Detto questo, io ho già dichiarato che siamo favorevoli ai vaccini. Quindi condivido una buona parte delle cose che tardivamente ha citato Enrico Letta poco fa. Sono vaccinato, la gran parte, anzi la totalità dei deputati, dei parlamentari di Fratelli d'Italia si è vaccinata, quindi non c'è nessuna crociata, ci mancherebbe altro. Non riteniamo oltretutto che i Novax siano un pericolo per la nostra comunità, perché sono fortunatamente una percentuale molto esigua, quindi insomma diciamo che le cose che vanno prese di petto sono altre. L'incapacità del governo di affrontare la questione in questi 2 anni è sotto gli occhi di tutti. Il fatto stesso che oggi, che si apre
l'anno scolastico, siamo qui a parlare di quello che non funziona nella scuola, abbiamo avuto 2 anni per farlo, di rimando anche le questioni legate al trasporto pubblico, insomma. Poi quindi però dopo Enrico Letta dovrebbe parlarci delle ragioni per le quali il suo governo, il governo sostenuto dal Partito Democratico, è sempre in ritardo e ha generato una confusione cosmica che comunque ha impedito a molte persone di non essere colpite dal Covid, tanto per essere chiari, perché se tu fai una politica dicendo che l'assembramento è il problema, perché per l'assembramento passa il contagio, poi non puoi voltarti dall'altra parte di fronte alla responsabilità che è tutta pubblica e che è tutta intestata al governo di evitare gli assembramenti. E nei mezzi di trasporto pubblico da 2 anni a questa parte non è stato fatto praticamente nulla. Tuttora nelle grandi città ci sono assembramenti sui mezzi di trasporto lì pubblico collettivo. C'è il discorso che è demandato alle regioni poi, no? Quindi anche sì, ma i finanziamenti per implementare il trasporto li deve dare lo Stato, certo, l'organizzazione è in capo ai comuni, ma se non arrivano finanziamenti aggiuntivi... I finanziamenti sono stati dati e poi appunto... Sono stati dati in maniera del tutto insufficiente, se non addirittura ridicola e tardivamente. E no, è così stanno le cose, sono poche centinaia di milioni di euro per tutto il trasporto pubblico nazionale, non giochiamo. Anzi, ti invito, visto che sei persona seria, istituzionalmente corretta, ti invito a partecipare ad una delle sedute della commissione che presiedo, dove sono stati dati i dati in modo inequivocabile. I finanziamenti ci sono stati, purtroppo in alcuni casi le regioni non li hanno spesi, su questo diciamo si può stendere un velo pietoso, e purtroppo alcune aziende, tra queste per esempio diciamo quelle che funzionano male nelle grandi città, non sono in grado di assicurare il fatto di comprare mezzi in più, quindi diciamo di utilizzare queste risorse nel modo giusto. Se tu poni il problema di una riforma seria del trasporto pubblico locale, io sono con te. Se tu sostieni il fatto che non ci siano state risorse per il trasporto pubblico locale, ti dico hai letto male i bilanci, perché non voglio immaginare che tu voglia in questo momento dire una cosa che non è corretta. Io non ho negato, chiedo scusa, io non ho negato il fatto che esistano, guardi, li leggo i bilanci, li so leggere anch'io, ho detto che sono insufficienti. Le aziende non sono in grado di farlo. Ho detto che sono insufficienti i finanziamenti che sono stati messi a disposizione dello Stato. Non ho detto che non ci sono. E poi ci sono i problemi organizzativi di regione e comuni che meriterebbero una finestra a parte per la riforma cosiddetta a trasporto pubblico. Sono due cose che marciano in parallelo. Però ecco, quello è un altro esempio, come la scuola, di come oggi noi prendiamo gli autobus, per dire, insomma, perché viviamo a Roma e poco o nulla è cambiato. Prima di tornare da Revelli, da professor Revelli e dalla direttrice Pini, vado un attimo da Giovanni Marinetti, perché lo vedo sempre fuori a un istituto scolastico, se non sbaglio. Ecco, sì, siamo con il mitico personale ATA della scuola. Voi siete gli addetti al controllo per gli ingressi scaglionati. Per il flusso d'ingresso, sì. Due domande. Voi avete, come funziona da voi il controllo del Green Pass? Avete detto, mi dicevano prima, che siete tutti vaccinati. Sì, la maggior parte tutti vaccinati con il Green Pass e facciamo un controllo all'ingresso con lo scanner quotidiano. Quotidiano. Esatto. E invece i genitori, avete fatto una scelta, questa scuola ha fatto una scelta. Se un genitore vuole entrare, mostra il Green Pass ed entra? No, non mostra il Green Pass ed entra. Innanzitutto deve mandare una mail alla scuola prima per farsi ricevere, e poi nel caso che venisse così all'improvviso noi gli facciamo comunque compilare una scheda e comunque lo teniamo al di fuori della scuola prima di farlo entrare. Perfetto. Un'ultima cosa sugli alunni. Siccome per gli alunni ovviamente non c'è l'obbligo di vaccinazione, quindi di Green Pass, voi avete dei numeri sulla percentuale dei vaccinati? No, i numeri noi del personale ATA non ce li abbiamo, perché è una questione di privacy, quindi dobbiamo essere comunque al di fuori da questa situazione, però comunque quello che possiamo garantire è il distanziamento e il controllo delle mascherine obbligatorio per tutti i ragazzi. Un'ultima cosa, rispetto agli ultimi 2 anni di DAD e soprattutto ogni volta che si ritornava in presenza c'era un positivo, si andava in quarantena, le regole di quest'anno, cioè 7 giorni di quarantena per i possessori di Green Pass e solo la classe in quarantena e non tutto l'istituto,
sono migliori, sono realmente cambiate? Sì, solo la classe in effetti nel caso in cui si riscontra un positivo si mette in quarantena e poi logicamente verrà fatto un qualcosa dove poi man mano si ripristina e poi vengono loro, si rientra con quella classe in modo per non mettere tutto l'istituto insomma in quarantena per non creare quindi forti, è un passo in avanti certo, un passo in avanti. Un'ultima domanda, voi che siete qui e gestite la, diciamo, la praticità flusso, eccetera. Se dovesse passare l'idea di no Green Pass ma tamponi salivari, sarebbe più confusionario o verrebbe gestito ugualmente? Vabbè, comunque noi ci atteniamo sempre alle indicazioni del Ministero, quindi quello che decide il Ministero... Noi si potrebbe fare, insomma. Noi possiamo, cioè siamo a disposizione della... la scuola. Sì, no, volevo sapere una cosa, Giovanni, visto che devono controllare gli accessi, se i ragazzi, se le lezioni iniziano alle 8, devono presentarsi molto prima? Cioè, è rallentato l'ingresso con questo tipo di controllo? Ok. Gli ingressi scaglionati, quanto tempo devono arrivare prima i ragazzi e quanto rallentamento c'è stato? Come vi siete organizzati voi? Allora, oggi abbiamo un'entrata alle 8:15, 8:45, l'abbiamo insomma smistati in ordine alfabetico. Infatti, come vede, la cosa sta andando bene, nel senso che abbiamo fatto già un primo step, cioè, di entrata 8:15 e una seconda entrata. Ogni flusso quanti studenti ha? Ogni flusso oggi abbiamo sono le prime, abbiamo fatto un primo gruppo, poi dalle 9:30 iniziamo con le seconde, le terze, quindi stiamo man mano insomma scalando in modo da non creare assembramenti. Però Gaia, posso testimoniare che qui al liceo non c'è stato né assembramento e non c'è stato un accavallamento. Dalla scuola media invece mi segnalavano che gli ingressi previsti per le 8 di alcune classi sono state spostate stamattina senza preavviso alle 9:40. Quindi diciamo qui è andata bene. Perché al liceo sono più grandi, arrivano magari i ragazzi da soli, alle medie ci sono anche i genitori, insomma un po' più complessa la faccenda forse. Esatto, parlare con i genitori è un po' più complicato perché se gli chiedi se il figlio è vaccinato qualcuno si nervosisce, vabbè, possono fuori dalle rispondere. Telecamere qualcuno si è un po' infastidito. Ho notato. Vabbè, domandare è lecito e se uno non vuole rispondere non risponde. Va bene, grazie, ci spostiamo Giovanni, noi, ci vediamo dopo. Altre situazioni. Professore Velli, però fa piacere vedere anche no, che c'è anche, come dire, buona volontà nell'organizzazione, nel far tutti parte di un momento che va comunque superato in cui tutti noi dobbiamo fare il nostro piccolo pezzettino. L'esempio che abbiamo visto è sicuramente rassicurante e, lasciatemelo dire, rasserenante, sì. Il fatto che lì le cose abbiano funzionato, l'organizzazione abbia funzionato. Bisogna poi vedere quanto casi di questo tipo siano diffusi o meno, ma festeggiamo il rientro a scuola dei ragazzi, che è una festa, in genere il primo giorno di scuola è sempre un po' vissuto come un sacrificio. Questo è una festa perché si riconquista socialità. Se poi questa festa avviene in condizioni di sicurezza, come nel caso che abbiamo visto, festa doppia, diciamo. Direttrice Pini, invece noi però contemporaneamente vediamo che da un'altra parte, in Inghilterra per l'esattezza, Johnson invece ha totalmente fatto marcia indietro e quindi ha abbandonato l'idea del Green Pass affidandosi solamente alla comunità vaccinata, quindi nessun tipo di restrizione, diciamo così, o comunque di obbligatorietà. Sì, però la Gran Bretagna è un paese che ha delle strutturalmente, culturalmente, parte da presupposti che sono diametralmente opposti rispetto a quelli di casa nostra. Cioè, l'Inghilterra è un paese in cui si fa fatica a chiedere la carta d'identità ai cittadini, cioè quando si va a votare non viene chiesto di identificarsi, esatto. Cioè è un paese in cui c'è una cultura rispetto appunto al sistema di controllo del cittadino che è davvero molto più spinta rispetto alla nostra, nel senso diciamo così di non controllo, per cui paragonare anche da un
punto di vista culturale dei due paesi è molto complesso. Al tempo stesso noi sappiamo che sempre in Inghilterra lo stesso premier Boris Johnson ha avuto una linea, diciamo così, meno rigorista di quella che ha sempre applicato per esempio il governo Draghi, ma in questo senso poi ereditandolo come modello culturale, come sistema di contenimento della pandemia anche dal governo giallorosso, non si è distanziato circa appunto il rigorismo nei metodi di contenimento della pandemia. Quindi direi che appunto sono paragoni che si fanno con difficoltà, perché parliamo di due paesi molto diversi, strutturalmente molto, molto diversi. Bisogna dire, a onor del vero, poi, perché se andiamo a analizzare i dati epidemiologici, l'andamento della pandemia, quando già a luglio Johnson aveva decretato liberi tutti, vi ricordate, da circa metà luglio ci furono grandi polemiche, si parlò di un rischio di aumento del contagio fino a 200, ora non ricordo bene i numeri, insomma, comunque decine di migliaia di casi al giorno. Mi sembra che qualche scienziato britannico avesse ipotizzato addirittura 200.000 contagi al giorno ad agosto. Sono numeri che non si sono ovviamente verificati, sono rimasti assolutamente sotto controllo. Questo quindi ci spiega che effettivamente la campagna vaccinale, che in Inghilterra è andata molto bene, anche senza appunto il Green Pass, funziona, è riuscita a contenere la pandemia, è riuscita a contenere anche la variante Delta, non c'è stato sovraffollamento negli ospedali e nelle terapie intensive, e anche il numero di morti è rimasto assolutamente sotto controllo. L'Inghilterra è un paese in cui appunto la campagna vaccinale è andata su ritmi molto più veloci, più avanzati rispetto a quelli italiani. Noi abbiamo colmato il gap, ma ci siamo arrivati dopo, perché loro sono partiti a ritmi davvero serrati, con svariate settimane d'anticipo, hanno avuto anche meno problemi sull'approvvigionamento vaccinale, no? Noi sappiamo quanti intoppi, soprattutto nella prima fase della campagna, abbiamo dovuto affrontare e poi risolvere, e si è già predisposto l'avvio della campagna vaccinale per la terza dose. Quindi, insomma, è una campagna vaccinale, quella inglese, molto più strutturata e più avanzata di quella che abbiamo avuto soprattutto nei primi mesi appunto della campagna qui in Italia. Vedo il professor Revelli scuotere la testa. No, io ho qualche dubbio e credo che il Regno Unito di Boris Johnson non sia un esempio da seguire. Intanto loro hanno fatto la scelta dell'AstraZeneca e di distanziare enormemente la prima dose dalla seconda, hanno deciso di correre il più possibile con una sola dose a tutti, e questo ha fatto sì che in questo mese di agosto e già in parte a luglio i contagi nel Regno Unito fossero a livelli molto alti, intorno ai 35-40 mila casi al giorno, sono 10 volte quasi i nostri, anche se appunto avendo quasi tutti i cittadini fatto almeno una dose erano protetti contro le forme più gravi della malattia, ma anche i decessi non sono stati pochi, sono stati a lungo nell'ordine dei 100-110 morti al giorno. È un prezzo alto che sarebbe stato infinitamente più alto senza il vaccino, ma che ci dice che la strada seguita nel continente rispetto all'Inghilterra della Brexit è molto più saggia. Rampelli, posso chiederle velocemente, prima della pubblicità, qual è il modello di riferimento per voi nella gestione di questa pandemia, se c'è? Ma un modello di riferimento a livello planetario non mi pare che esista, perché tutti hanno navigato a vista e stanno comunque in fase sperimentale. Quindi diciamo che sicuramente questa emergenza la si sarebbe dovuta e potuta affrontare con maggiore responsabilità, per esempio non facendo litigare in diretta televisiva e su tutte le reti possibili e immaginabili virologi, epidemiologi, medici, eccetera, che hanno dato un senso di incertezza assoluta e quindi ha inoculato il dubbio su tutti i cittadini italiani, e immagino che anche negli altri paesi occidentali più o meno sia accaduta la stessa cosa.
e quindi anche questa sorta di tentativo di allontanamento rispetto al vaccino avviene perché non si è capito più niente. Lo Stato stesso ha inseguito più volte una linea e poi se l'è rimangiata attraverso provvedimenti contraddittori dei governi. Poco fa parlavamo del trasporto pubblico, mi dispiace dover tornare su questa faccenda, da mettere a disposizione di tutte le città italiane 300 milioni di euro, 400 milioni di euro, non mi ricordo la cifra esatta, è ridicolo perché che sono 300-400 autobus, insomma cerchiamo di essere seri. Certo, poi la filiera di comando andrebbe aggiustata perché il passaggio regioni-comuni, però quello comunque era un problema, quindi diciamo che il modello ideale sarebbe, dovrebbe essere quel modello che prevede la prevenzione, che prevede la capacità organizzativa, che prevede le sanificazioni, che prevede il distanziamento e quindi che prevede il diradamento dell'assembramento in tutti i luoghi che dipendono dallo Stato dove l'assembramento si colloca. Certamente non è invece il modello, per esempio, che è andato in voga in alcuni paesi, Italia compresa, dove si vanno a penalizzare alcune categorie e siccome non si riesce a fare il distanziamento dentro gli autobus, dentro le metropolitane, allora ce la si prende con i ristoratori, i gestori di palestre sportive e via discorrendo. Cioè, questo è veramente penoso perché significa, come al solito, andarsela a prendere con i soggetti deboli perché non hanno capacità di resistenza, di reazione e quindi... Ma insomma i numeri sono numeri, l'assembramento dentro un autobus fa numeri importanti ed è lì che lo Stato deve intervenire, anche perché il trasporto è una sua competenza, non deve andarsela a prendere con i ristoratori chiedendogli di fare sacrifici, chiudendoli oppure facendogli, consegnandogli delle competenze improprie come quella del controllo dei documenti dei propri ospiti. Allora Paita, la faccio intervenire dopo la pubblicità che sono un minuto in ritardo, tra poco. Allora, ci ha raggiunto Stefano Fassina che ha accompagnato il figlio a scuola, per questo è arrivato adesso. Tutto bene? Tutto bene, a Green Pass, parte l'emozione. Non l'ha dovuto tirare fuori perché... No, non siamo entrati, non era previsto che i genitori entrassero. Però tutto bene, insomma, grande emozione, questo sì, è giusto ripeterlo, perché oggi è un giorno importante per tutti i ragazzi, va detto, assolutamente. Sono stati anni di grande sofferenza quelli senza la scuola. Io vorrei tornare un momento a Giovanni Marinetti, ci spostiamo, non siamo più in una scuola se non sbaglio. Giovanni, mi senti? Vedo un bar. No, non siamo in una scuola, aspetta, ci spostiamo che c'è una minore. Facciamo colazione. Aspetta un secondo. No, siamo qui col signor Antonio, perché l'altro argomento del giorno, oltre ovviamente all'apertura della scuola, è il Green Pass. A quanto pare in settimana verrà esteso, non soltanto per chi viene al bar, ma anche per i ristoratori, i baristi. Se il Green Pass ce l'ha, me lo fa vedere. Niente, fidi, scusa. No, senza fare vedere il QR, però pronto, è già pronto. Grazie. Ok. Tutto lei è favorevole? Sì, sì. Certo, per tuo favore. Mi sono vaccinato a posto. E qua invece quando viene qualcuno controllate. Certo, comunque. Sempre. Però voi avete la fortuna di avere molti tavoli fuori. Dentro usiamo poco. Poco. Perché non piove. Poco. Ma lei questa misura la considera giusta o no? Giusta. Giusta. Quindi per lei controllare e richiederlo non è una cosa così fastidiosa, no, perché assolutamente molti hanno... No. Vabbè, Gaia, hai domande? Grazie. Sennò io lo lascerei lavorare. Solo una cosa, sì, lui ha detto mi sono vaccinato apposta, perché senza Green Pass, senza l'obbligo, diciamo così, che deve lavorare perché ha il Green Pass, non si sarebbe vaccinato? No, ma lei si è vaccinato prima di sapere di un ipotetico... A prescindere. Qui siamo C-Vax, Gaia. C-Vax, va bene, C-Vax. D'accordo, grazie. Siamo C-Vax. Allora, C-Vax. Fassina, questo dibattito sul Green Pass, sì, no, che adesso comunque sarà esteso da quanto... Sì, dovrebbe essere... È una privazione esteso. Della libertà, no. È un obbligo, un ulteriore obbligo... Guardi, ritengo che francamente siamo andati oltre quello che è legittimo discutere su un provvedimento che limita le libertà personali, quindi non va
preso alla leggera, non va, diciamo, non è stato, non sarebbe dovuto essere introdotto alla leggera, ma dopo una riflessione, solo che oramai siamo diventati un po' retorici e stucchevoli. Il Green Pass è uno strumento che ci consente di poter riaprire tutte le attività economiche, ci consente di poter mandare i nostri figli a scuola. È chiaro che sacrifica dei pezzi di libertà, però quando uno vive in una comunità, il proprio diritto, la propria libertà finisce quando inizia la libertà e i diritti degli altri. A cosa, me è preoccupato... cosa intende quando dice sacrifica un pezzo di libertà? Perché è evidente che io considero legittimamente, riconosco e rispetto chi anche ha posizioni novax genuine. Dopodiché, essendo ciascuno di noi membro di una collettività, di una comunità, si deve far carico del fatto che vivere in una comunità comporta anche delle responsabilità, perché il novax che poi si ammala, al di là del fatto che contagia o non contagia, va a finire in ospedale, giustamente, doverosamente deve essere curato, sottrae risorse scarse a chi ne ha bisogno. Quindi quando si è componenti di una comunità c'è un dovere di responsabilità. A me ha preoccupato in queste settimane, soprattutto quando è stato rivolto alle generazioni più giovani, questa idea di individualismo assoluto, di libertà assoluta, che è molto pericolosa, perché nessuno di noi ha un diritto assoluto, è sempre relativo alla partecipazione a una comunità. Quindi anche raccontare il fatto che se limito la tua libertà sto facendo un sopruso è profondamente sbagliato in termini proprio di messaggio civico, perché la mia libertà ha dei limiti quando sto in una comunità. Questo è l'aspetto che più mi ha preoccupato. Dopodiché rispetto, ripeto, per chi fa scelte diverse, ma chi fa scelte diverse deve avere altrettanto rispetto per la comunità in cui vive, altrimenti si distrugge tutto. Era la Thatcher che diceva che la società non esiste, che esiste solo l'individuo, e mi colpisce chi non riconosce questo dato di realtà. Essere componenti di una comunità implica responsabilità. Ho trovato francamente sorprendente la posizione di Fratelli d'Italia, perché si richiamano a patriottismo. A mio avviso vaccinarsi è un dovere patriottico. Chi è patriota si vaccina perché riconosce che c'è un obbligo di responsabilità nella propria comunità. Sì, ma questo tentativo di confondere il Green Pass con la vaccinazione è abbastanza, diciamo, ma la stessa cosa. Vaccinati e siamo favorevoli al vaccino. Non solo, lo siamo dalla prima ora, mentre la sinistra, per ragioni legate anche a motivi di coalizione, perché il Movimento 5 Stelle è stato novax al principio, o comunque era fortemente impregnato di una realtà sociale novax, noi siamo stati da sempre a favore del vaccino. Qui il tema è che quello che dici tu porta, che può essere condiviso, alla obbligatorietà del vaccino. Ma non è vero! E l'obbligatorietà del vaccino è una norma che salvaguarda innanzitutto il vaccinato, perché comunque lo Stato da quel momento in poi, se obbliga al vaccino, è costretto a proteggere anche dalle eventuali reazioni avverse, cioè dalle conseguenze negative, colui il quale si è sottoposto alla vaccinazione. Invece questa roba qui del Green Pass, non lo abbiamo detto fin qui, ma insomma è la madre di tutte le battaglie, qual è la latenza che mette a nudo? È quella che di fatto c'è una sorta di obbligatorietà surrettizia che libera lo Stato dalla copertura dei rischi. È questo che è inaccettabile. Se quello che dici te è vero e io posso condividerlo, allora il governo deve rendere obbligatoria la vaccinazione, e lo Stato deve coprire tutti i rischi come fa per altre vaccinazioni, cosa che purtroppo in questo momento non accade, perché chi ha delle conseguenze, fortunatamente sono una percentuale limitata, negative, non ha la copertura dello Stato. Questo è inaccettabile, perché comunque proprio per le ragioni che dicevi lo Stato non può non assumersi di fronte a una pandemia
la responsabilità delle conseguenze in ordine ai provvedimenti che mette in campo. Trovo abbastanza surreale questa argomentazione, francamente, dello Stato che non si assume la responsabilità. Non vuole far assumere la responsabilità allo Stato chi continua a fare propaganda no vax e propaganda no Green Pass, perché l'obbligo di vaccino rispetto al Green Pass è diverso, perché io col Green Pass ho delle possibilità che senza Green Pass non ho, obbligare è completamente diverso, e sono sicuro che se lo Stato, se il governo avesse obbligato, avremmo avuto un mese di discussione sul fatto che si poteva evitare l'obbligo e si poteva lasciare uno spazio di responsabilità alle persone attraverso il Green Pass. Vi è una grandissima strumentalità in questa posizione, ma non lo attribuisco a te, dico soltanto c'è una soluzione, Stefano, è che lo Stato, pur non obbligando la vaccinazione, comunque si prende la responsabilità solo con il Green Pass, delle eventuali conseguenze negative del vaccino sui cittadini. Ma stiamo parlando di due persone, una persona soltanto, lo Stato si deve assumere la responsabilità. Ma sono d'accordo. E non lo sta facendo, perché voi avete bocciato tutti gli emendamenti presentati da noi proprio per far coprire le spese eventuali dei rischi allo Stato. Dopodiché trovo surreale una discussione in cui siamo di fronte a un vaccino che è efficace e sostanzialmente ha eliminato i casi di contagiati in terapia intensiva, ha abbattuto il numero di casi di contagiati in medicina generale. Stiamo parlando da un mese del fatto che uno su un milione dovrebbe essere risarcito dallo Stato. Ma di che parliamo? Cioè, questo vale per l'aspirina, vale per tutti gli altri tipi di vaccini che vengono somministrati. Ora, non sto giustificando tutto, sto dicendo che in un paese che ha ancora un dramma di disoccupazione, ancora un dramma di negozi chiusi, di esercizi commerciali, ma parliamo delle priorità che riguardano gli italiani. Questo mi sembra una priorità totalmente artefatta per fare opposizione. Ci sta, per carità, non mi scandalizzo, ma preferirei discutere di come facciamo ripartire fino in fondo la nostra economia. Paita. Allora, io credo che la politica debba avere parole chiarissime sul tema dei vaccini. I vaccini servono, gli scienziati devono necessariamente essere ascoltati, basta parole di ambiguità che in questo momento potrebbero compromettere l'obiettivo dell'arrivare al 90%, e cioè alla percentuale fondamentale per essere quasi tutti in sicurezza. E penso che la politica, ripeto, una certa politica, che ha mandato avanti messaggi di profonda ambiguità, abbia una responsabilità enorme anche ad articolare una discussione surreale sul tema del Green Pass. Dopodiché, Rampelli, se ci sarà mai una decisione sull'obbligatorietà dei vaccini, voglio vedere come si comporterà Fratelli d'Italia, perché si fa presto a dire ben altro. Il benaltrismo in questo caso io credo che sia profondamente inutile e anche dannoso a lanciare un messaggio oggi di invito ai cittadini alla vaccinazione. In questo messaggio, fatemi dire, c'è anche la, come dire, sottolineatura fatta da Fassina, di cui condivido tutto il ragionamento, eccetto quella affermazione: io rispetto le posizioni genuine dei Novax, perché sinceramente non riesco a capire cosa siano le posizioni dei Novax genuine. Penso invece che sarebbe molto secondo utile me intendeva dire di quella parte di Novax che poi l'errore lo facciamo noi, secondo me, che mettiamo tutto sotto la parola Novax. La quota di Novax, proprio quelli che diciamo immaginano la qualunque col vaccino, è limitata. Poi ci sono quelli che hanno paura, e forse intendeva dire quelli perché chi ha paura ha un io ne conosco, ho delle persone che conosco che mai me lo sarei aspettato, che mi dicono: ho prenotato due volte il vaccino, sono arrivata lì, sono terrorizzata, non ce l'ho fatta. Quindi sono persone che in qualche modo vanno aiutate. Non c'è dubbio, ma io infatti non rispetto le posizioni di chi, diciamo, si vuole contrapporre alla scienza, ma sono naturalmente per aiutare con messaggi chiari tutti coloro che hanno espresso una qualche difficoltà e anche una qualche preoccupazione circa la vaccinazione. A questo deve rispondere la scienza, e la politica deve fare la propria parte lasciando parlare chi ha competenza, perché abbiamo visto anche nella scorsa settimana, insomma, affermazioni, devo dire, surreali sul tema della vaccinazione.
perché questo secondo me in questo preciso momento è esattamente quello che una politica responsabile deve fare. E poi organizzare, perché non c'è dubbio che questo governo che Italia Viva ha voluto ad ogni costo è stato un governo capace di fare meglio rispetto a quello precedente. Certo, prima c'erano problemi di approvvigionamenti, ma il processo di vaccinazione messo in campo da Arcuri è molto differente rispetto a quello voluto, diciamo, da Figliolo. I risultati si stanno vedendo. No, c'entra Fassina, perché capisco, no, diciamo, l'ha detto che il professor Avelli. Questo tema... Ah, mi scusi, ho capito l'avesse detto Fassina, perché non riesco a vedere tutte, certo, le inquadrature. Comunque, professore Velli, io penso che c'entri, perché un paese che si organizza bene e anziché parlare di banche a rotelle e di grandi strutture dove concentrare le vaccinazioni, dà risorse alle aziende sanitarie locali e si mette a lavorare con metodo, penso che, come dire, abbia prodotto dei risultati positivi che ora possiamo apprezzare. Professor Revelli, lei non l'ha vista questa svolta dal precedente governo a questo? Ma non mi convincono gli spot di questo tipo. La vaccinazione è entrata nel vivo nel 2021, dopo che il governo Conte era stato buttato giù e messo in condizione di non attuare le misure che intendeva attuare. Figliuolo è arrivato nel momento in cui incominciavano ad affluire le dosi di vaccino e potevano essere distribuite, punto. Tutto il resto è uno spot politico. Dopodiché io sono molto d'accordo con quello che diceva Stefano Fassina sul carattere stucchevole di questa discussione sul Green Pass e sulla obbligatorietà. C'è molta retorica dentro questo e c'è molta strumentalizzazione politica, e devo dirlo, da parte dei partiti di estrema destra, di Fratelli d'Italia e della Lega. Questa vocazione vaccinale di Fratelli d'Italia, precoce, addirittura antemarcia, non la vedo, scusate, ma potrei sbagliarmi, ma Giorgia Meloni credo che si sia vaccinata all'ultimo momento utile, in zona Cesarini si direbbe in gergo calcistico, e così pure Salvini. Strizzano l'occhio a tutte le manifestazioni no Green Pass o no Vax. Capisco che quello è un bacino elettorale appetibile, per così dire, e c'è molta estrema destra in quelle piazze. Dopo torniamo, professore, dopo la pubblicità torniamo, vediamo proprio le ultime piazze. Un brutto servizio che si fa al paese, è un brutto servizio che si fa al paese. Dopo ci torniamo un attimo solo da Giovanni Marinetti, che questa volta vedo con mezzi pubblici, quindi un autobus. Con un autista, esatto. Gentilmente, io ho fatto un paio di domande stamattina, leggevo su Roma 1500 corse in più, come è andata? Intanto, se è vero, come è andata? Se sono 1500 non lo so, ma il servizio scolastico è partito, la riduzione è finita, quindi siamo a pieno regime, quindi suppongo che il 95-99% di quello che lei ci ha scritto è vero. Perfetto. L'ho visto io sulla propria ovviamente pelle. Ora l'autobus è vuoto, ma con la ripartenza della scuola, com'è la situazione? Perché si dice che uno dei problemi sono gli autobus. Allora, in queste ultime settimane hanno comandato, noi li chiamiamo i sussidi, okay, quindi sono stati programmati anche più corse, appunto, okay, per evitare l'assembramento. Però diciamo che le linee di lunga, come si dice, di larga affluenza, comunque tramite i serpentoni o travie, siamo riusciti un po' a tamponare. Adesso la situazione ancora io l'ho visto adesso con il mio bus, non è pieno. Okay. Anche nell'orario di punta, diciamo, alle 8. Partito alle 8, io davo la testa. Perfetto. Quindi un'ultima cosa, così la chiariamo. Nel prossimo decreto l'estensione del Green Pass dovrebbe riguardare non soltanto i viaggiatori, ma anche gli autisti, i piloti degli aerei, eccetera. Questa cosa riguarderà anche voi, no? E come funziona finora? Comunque al 99%, 90, siamo quasi tutti vaccinati. Ok. Quindi, però non siete nella categoria che dovrebbe essere prevista. Ancora no.
Ancora no, però noi ci siamo tutelati ognuno a suo modo, no? Un'ultima cosa, ma se si dovesse prevedere, cosa che non è, il Green Pass per salire sull'autobus urbano, ma si potrebbe fare effettivamente? Noi non siamo abilitati al controllo, certo, prima di tutto, e secondo me è un'utopia. Possibile. Linee come il 64, come fai a controllare tutta l'affluenza? Tanto che ritardi, cioè già, già i ritardi sono quello che ci sono. Ci metteresti due ore a fare una corsa, il che lo capisci da te, no? Grazie mille, gentilissimo, buona giornata. Buona giornata anche a voi, arrivederci. Grazie, allora andiamo in pubblicità e torniamo poi invece proprio con le piazze, perché in quelle piazze invece... Proprio perché bisogna distinguere, io ci tengo tantissimo a distinguere chi ha dei timori, perché la paura c'è, la paura esiste, probabilmente ha attraversato e attraversa anche qualcuno di noi, va compresa e va aiutata, ma naturalmente c'è anche dell'altro e in quelle piazze c'è dell'altro. Dopo la pubblicità. Siamo qua a sputarci addosso e nessuno si è ammalato. Perché? Perché? Dentro i vaccini c'è il grafene, ci sono le nanoparticelle e ci sono vari veleni. Questo a lei chi lo ha detto? Questo a lei chi lo ha detto? È detto, io lo ascolto su YouTube ormai da 2 anni e tutta la gente che sta morendo lo stanno dicendo su YouTube. È un ricatto, dai, si sa che è un ricatto. Se non ti vaccini non ti do la tua libertà, dai. Giornalista terrorista! Giornalista terrorista! Giornalista terrorista! Giornalista terrorista! Giornalista terrorista! Perché ce l'ha con Matteo Bassetti? Va a interdistare quelli che sono vaccinati. Qua siamo tutti non vaccinati. Dovresti vaccinarmi per ogni malattia che incontro. E poi l'immortalità non la voglio. Tirati via sta mascherina, non ci senti. No, non ci credo in questo serogenico, assolutamente. Penso che sia un veleno e che fa morire un sacco di gente. Ma... Lei non ha fatto il vaccino. Come? Non ha fatto il vaccino. Sono i fatti miei. Non le dico, sono fatti miei. Gli schiavi, niente Green Pass, unico se crolla in nome dell'Eterno, crolla, crolla, muraglia, crolla in nome dell'Eterno. Lo Stato si è impossessato del nostro corpo, oltre al... Prendono in giro, non farti riprendere. Non dire niente. Non dire niente. Scusate, posso chiedervi perché il Green Pass è discriminatorio all'università? Parlare, le hanno vietato di parlare. Non mi ha vietato niente nessuno, sono libero e faccio quello che voglio. Allora, direttrice Pini, questa è un'altra storia, no? Da quello che dicevo prima anche con Stefano Fassina, cioè da chi ha paura in maniera razionale. Qui abbiamo sentito tante cose. Mi informo da YouTube dicono che si muore, c'è il veleno e tante altre, diciamo così, teorie, compresa quella che noi giornalisti siamo dei terroristi e insomma raccontiamo balle. Cosa c'è dietro queste piazze e come si arriva però anche a questo livello di non so se definirlo esasperazione, ma comunque di contrarietà, mettiamola così. Guarda, intanto non è davvero un caso che il primo nemico di queste piazze sia proprio la stampa, no? Ancor più che la politica e il giornalista, l'obiettivo più odiato, proprio perché se ci si informa su YouTube, informa, lo metto tra molte virgolette, poi il risultato purtroppo è anche questo, c'è cioè proprio una incomprensione rispetto a ciò che è fake news o notizie. Ne abbiamo parlato molto, no, durante il Covid, della pericolosità delle fake news e di quello che possono provocare. Poi chiaramente la piazza che avete fatto ascoltare è una piazza appunto a cui mancano dei presupposti culturali su cui iniziare una discussione, intavolare una qualsiasi discussione, è la rappresentazione nel reale di un fenomeno che è molto più social che reale, per fortuna, nel senso che lo abbiamo già visto come
moltissimo di questo movimento Novax estremista, quello appunto con cui è difficile dialogare, con cui è difficile discutere, con cui è difficile ragionare, si è alimentato e viva soprattutto nella realtà virtuale, soprattutto su Telegram, soprattutto sui social network, meno nella piazza, nel senso che poi i numeri virtuali non sono mai, non hanno mai un corrispettivo identico nella realtà, le piazze sono sempre piuttosto scarne rispetto al movimento social, al movimento virtuale. C'è un aspetto che va sottolineato e che riguarda invece più da vicino la politica, c'è il tema dell'ambiguità che ha tirato fuori Letta, non è un tema secondario, non è un tema marginale, proprio perché per evitare che si inneschino queste bombe, talvolta inesplose, talvolta esplose, come abbiamo sentito, che si alimentano sulle fake news, su ciò che non è vero, su ciò che non ha appunto ancoraggio e presupposti con la realtà e con il vero, bisogna lanciare dei messaggi molto chiari. E non tutti i partiti sono stati ugualmente compatti in questa chiarezza. Abbiamo raccontato, non in questa piazza, ma in piazze precedenti, come vi fossero esponenti anche di partiti della maggioranza, come della Lega di Salvini, che è sempre stata appunto un po' ambigua, strizzando l'occhio a volte alla piazza, mantenendo ovviamente un piede dentro il governo di cui fa parte come maggioranza, e quindi alimentando parzialmente un clima di confusione che è sbagliato, proprio perché nella sua parte buona e ragionevole può innescare un dibattito che ha anche un senso, che non va censurato, ma nella parte estrema poi produce i discorsi che abbiamo ascoltato del vostro servizio. Professor Revelli, come si dialoga con queste piazze, se si può dialogare? Perché sicuramente la persuasione e quindi il dialogo non so attraverso quali canali può passare, tantomeno ovviamente l'obbligatorietà, visto quello che hanno detto. È possibile dialogare con queste piazze? Beh, con le voci che abbiamo sentito nel servizio direi che è praticamente impossibile. Sono dei piccoli nuclei fanatizzati e blindati che credono solo a se stessi, sono in fondo il prodotto del fai da te nell'informazione che i social hanno reso possibile. Sono saltati tutti i filtri, tutte le mediazioni tra le notizie e il pubblico, ognuno si sceglie la notizia o la pseudo notizia che gli fa più comodo. I motori di ricerca selezionano addirittura per preferenze, e quindi un Novax riceverà un'infinità di informazioni da altri siti Novax. È molto difficile sciogliere questi grumi di indifferenza a qualsiasi altro argomento, a cominciare dalla statistica, dalle leggi della probabilità. Sono persone che le leggi della probabilità non le considerano tutto o niente. Se su un milione di persone un vaccinato si contagia, vuol dire che il vaccino non serve a niente. E questo è lo stile di pensiero che prevale. Ma per questo è fondamentale che invece, diciamo così, le elite politiche, il personale politico fa parte di questo, non siano ambigui con questi settori, non strizzino l'occhio, non dicano. Sono d'accordissimo con la direttrice. C'è una responsabilità. Se tutte le forze politiche fossero unite nel far chiarezza su questo, invece di giocare sull'ambiguità, probabilmente queste piazze non scomparirebbero, ma sarebbero più contenute nel nostro universo di senso. Ecco, Rampelli, non questo appunto, questa parola ambiguità, non ve la sentite un po' addosso anche come una responsabilità? In fondo anche Giorgetti, visto che la direttrice parlava della posizione di Salvini, ha detto sì al Green Pass perché bisogna essere pragmatici, che è un'altra parola, insomma, che forse è più utile in questo momento che l'ambiguità.
Ma io avete non mi sento paura ambiguo, di alimentarle, non mi sento di alimentarle quelle per piazze? Volta, cioè lei come le convince quelle persone, visto che ha parlato di persuasione? Come dialogherebbe con loro? Beh, intanto approfitto, visto che sono stato accusato per mostrare il mio Green Pass. No, l'ha detto subito, l'ha detto all'inizio della trasmissione. No, però ho ascoltato qualche affermazione che metteva in dubbio. No, vaccinato e con Green Pass. Quindi non c'è ambiguità. E per questo è favorevole alla vaccinazione e al Green Pass. Se io volessi essere ambiguo, mi terrei distante e magari ecco, sarei qui a cincischiare, a cercare di buttare la palla in tribuna invece che affrontare e accettare il confronto. Quindi non c'è ambiguità se io dichiaro che del resto noi abbiamo polemizzato, l'ha fatto Fratelli d'Italia, mica l'ha fatto il Partito Democratico, con l'Unione Europea perché non riusciva ad approvvigionare il continente europeo del numero necessario di vaccinazioni per procedere verso questa direzione. Abbiamo polemizzato con la Germania perché si era approvvigionata separatamente rispetto alla distribuzione, all'equa distribuzione stabilita da Bruxelles di 30 milioni di dosi in più per i suoi cittadini, i cittadini tedeschi. Quindi insomma davvero non capisco quale sia questa ambiguità, semplicemente perché io pongo il problema della ambiguità da parte del centrosinistra e del governo in ordine al fatto che oltremodo rispetto alla obbligatorietà della vaccinazione o all'assunzione di responsabilità sulle conseguenze mette in campo uno strumento che è il Green Pass, il quale di fatto costringe, perché insomma la non costrizione significa rimanere blindati dentro casa e rinunciare a qualunque tipo di attività, ma fa salva la questione della copertura dei rischi, che è una furbata che è inaccettabile. Quindi secondo me l'ambiguità sta da parte di chi da un lato vorrebbe perseguire la strada dell'obbligatorietà, non se la sente, non si vuole prendere questa responsabilità, criminalizza chi ha dei dubbi, dubbi che peraltro non è che cascano dal cielo, perché le persone che stavano lì, peraltro voglio sottolineare che non mi sembrava che fosse una piazza di destra questo, infatti Revelli non lo ha detto stavolta che c'erano le immagini, che ci sono gli estremisti di destra, nessuno di noi, io non sono peraltro un estremista e Fratelli d'Italia non è una compagine di estrema destra, siamo di destra senza estrema, nessuno di noi ha mai messo piede in una manifestazione Novax, quindi dov'è l'ambiguità? Non c'è ambiguità di nessun tipo, si contesta, a parte oltretutto il fatto, e sono assolutamente d'accordo, che noi dovremmo occuparci prioritariamente delle conseguenze della pandemia sul sistema Italia, sul sistema economico, sul sistema relazionale, sulle conseguenze sociali. Queste sono le competenze della politica, non di stare a discutere su altro. Il Green Pass però è uno strumento organizzativo e quindi noi abbiamo il dovere di capire se può funzionare o no e quali conseguenze negative finisce per innescare. Certo, non è che ci si può tappare la bocca con l'accusa di ambiguità, perché non c'è ambiguità in ordine al fatto che ci siamo vaccinati e siamo a favore del vaccino e invitiamo le persone che ci ascoltano, che non l'avessero fatto, a vaccinarsi per raggiungere nel minor tempo possibile la soglia che è necessaria per mettersi in sicurezza, togliersi le mascherine ed essere liberi. Il Green Pass è un'altra storia e qui, addirittura noi, Fratelli d'Italia, si è dichiarata attraverso Giorgia Meloni favorevole al Green Pass europeo. Ma il Green Pass nazionale è una contraddizione in termini, perché diventa una limitazione invece che un'opportunità, perché non è stato di fatto messo a regime in Europa. Quindi non possiamo dirlo, perché altrimenti sembriamo ambigui. Cioè, sembra assurdo, veramente. Io rispetto tutte le posizioni, ma chi ha tenuto bloccato una settimana la Camera dei Deputati a discutere di quanto estendere il Green Pass e di quanto liberticida e dittatura sanitaria diventava il Green Pass, ahimè, è stata Fratelli d'Italia, è stato un pezzo della Lega che è andata in piazza, come ricordava prima il professor Revelli, è andata in quelle piazze a coltivare un atteggiamento ambiguo, perché c'è una fascia elettorale che si desidera intercettare. Dopodiché, a mio avviso, il punto è esattamente questo: in una società è fisiologico che ci siano dissensi. L'importante è che questi dissensi si manifestino in modo non violento, perché noi abbiamo visto, certo, a proposito di criminalizzazione di Novax, chi ha preso le botte, chi è stato minacciato, chi è stato colpito. Sono stati giornalisti, sono stati il povero professor Bassetti, perché che all'inizio era un idolo, poi siccome si è messo a raccontare dati di realtà, dati oggettivi, è diventato un nemico da battere. Quindi chi è stato criminalizzato e colpito è stato non il Novax, ma è stato chi si è messo dall'altra parte. Il punto
che non funziona qual è? Quello che ricordava prima il professor Repelli. Se tu sei classe dirigente, riconosci quali sono le priorità. Se ci sono ancora 4 milioni di ultra cinquantenni non vaccinati, che sono la fascia più esposta, per te la priorità è fare in modo, anche col Green Pass, perché io insisto, è diverso dall'obbligo, perché se oggi io ti obbligo, tu ti devi fare il vaccino. Se ti dico che devi usare il Green Pass per andare al ristorante, a teatro, ti lascio dei spazi di libertà, di scelta. No, non è vero, perché ripeto, se il governo avesse messo l'obbligo vaccinale, avreste occupato il Parlamento per contraddire il fatto che si metteva l'obbligo vaccinale, avreste proposto il Green Pass. È strumentale, occupiamoci di quel milione di disoccupati in più che si sono generati in questo anno, occupiamoci di quelle centinaia di migliaia di piccole imprese che non riescono a riaprire. Una classe dirigente seria non fa una discussione capziosa sul Green Pass, in nome del pragmatismo riconosce il problema, riconosce la libertà ovviamente di essere in dissenso, dopodiché va avanti e affronta le priorità. Grazie, grazie a tutti, naturalmente continueremo a parlarne. Prego Paita, velocissima, perché devo chiudere. Solidarietà ai giornalisti e agli scienziati che sono stati minacciati, e rivendico una politica che, come ha fatto sempre Italia Viva, ha avuto parole di grande chiarezza sul tema della vaccinazione, perché in questo momento il paese deve fare la propria parte. Io ho grande fiducia negli studenti e nei giovani, perché penso che abbiano avuto la reazione più congrua e giusta in questa fase. Sono convinta che anche con il loro contributo il paese farà degli ulteriori passi in avanti. Giovanni, scusami, possiamo concludere o avevi altro? Sì, guarda, allora, da lontano stanno iniziando ad entrare le altre classi, questo è l'altro turno. Certo. Ti dico, io ho parlato con un po' di ragazzi, non essendoci ancora i ragazzi di quinta, sono tutti minori, e devo dire che la percentuale dei ragazzi che tranquillamente ti dice che è vaccinata, certo, non è bassa. Non è bassa. No, ma lo tra sappiamo, i sedicenni. Lo sappiamo, cioè, ho parlato con dei sedicenni. Sì, no, ma che i ragazzi insomma si sono vaccinati, sono corsi e che non hanno neanche il problema del Green Pass, questo lo sappiamo. Grazie. Sono più i genitori che vanno... Sempre i genitori, infatti, sempre i genitori sono... Va bene, però è giusto che ognuno abbia la propria, a tutti gli studenti, la propria idea. Sì, è un giorno importante, davvero, è un giorno importantissimo per tutti quei ragazzi, che è già bello vederli tutti là fuori insieme, ritrovarsi e tornare insomma a frequentarsi. Noi ci vediamo domani, grazie a tutti, adesso c'è Andrea Pancani con Coffee Break, arrivederci.